Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo nel chiostro, il chiostro del convento dei Cappuccini qui di San Giovanni Rotondo, che ha visto la presenza di Padre Pio chissà quante volte, proprio qui insieme a tanti figli spirituali, a tanti pellegrini e soprattutto anche insieme a tante persone che qui aveva modo anche di confessare o dare dei consigli spirituali. Beh, a questa email che vedete in sovraimpressione, ci scrive una nostra amica che vuole restare anonima, però vuole raccontare questo fatto perché è un fatto particolare a cui è legata, è come se lo raccontasse la mamma. Ecco, 1997, credo che le farebbe piacere, quindi alla mamma, che io raccontassi questo episodio. Mio papà pugliese, tutti gli anni insieme ai miei zii e cugini ci recavamo a San Giovanni Rotondo. Mia mamma sempre stata molto devota a San Pio, nel 1997 purtroppo lo zio viene colpito da un ictus che lo fa cadere in coma. Noi quell'anno, quell'agosto, eravamo in Puglia, viviamo in un'altra regione, così mia mamma decise per prima cosa che dovevamo venire qui a San Giovanni Rotondo per fare una preghiera e chiedere con fede l'intercessione di Padre Pio. Proprio mentre pregava, ecco, mia mamma, ci scrive la nostra amica, fece questa preghiera: Padre Pio, io figli non ne cerco, ma ti prometto che se mio zio si risveglia, la situazione è talmente grave, io metterò il tuo nome ad un figlio. E beh, quel giorno lo zio di mamma si risveglia dal coma. Nel 1998, un anno dopo, esattamente un anno dopo, mia mamma rimase incinta di mio fratello, che si chiama proprio col nome di Padre Pio. È nato poi nel 1999. Un'altra email che arriva da Antonella, che dice che lei prega sempre per gli altri, per aiutare chi soffre. A volte penso di essere stressante e gli chiedo perdono per questo, ma quando so che qualcuno sta male mi rivolgo sempre a Padre Pio, che so di poter intercedere, confidare in Dio e pregare Dio attraverso Lui. E Lui mi ascolta sempre. Ad esempio, quando nel 92 una conoscente mi raccontava della sorella, suora missionaria in Africa, doveva tornare a casa perché è malata gravemente di un tumore. Da quel momento ho pregato sempre Padre Pio affinché aiutasse la suora. Dopo qualche giorno ero in autobus, tornavo dal lavoro, stranamente l'autobus era praticamente vuoto, solo io e due signori ero seduta, cominciai come al solito a parlare mentalmente con Padre Pio, supplicandolo di aiutare questa suora per continuare a dare una mano agli africani, all'Africa, la sua missione, se poteva assicurarmi che stesse bene attraverso il suo profumo. Dopo qualche minuto sentii effettivamente questo profumo, mi girai pensando che fosse salita una signora tutta profumata, invece no, non era salita nessuno, ero da sola nel pullman. Padre Pio mi aveva risposto che qualche tempo dopo incontrai la conoscente e gli chiesi come stava sua sorella, e lei felice mi disse che era guarita ed era tornata in Africa. Non smetto mai di ringraziare Padre Pio per tutto quello che fa per noi. E ancora Maria Rosaria, che ci scrive sempre a questo indirizzo mail, che dice: avevo solo 32 anni, due bimbe piccole. Subito dopo sono stata sottoposta ad una radioterapia a Milano, era il 74. Nell'arco di 2 anni si paralizzò il mio braccio sinistro, era solo l'inizio di tutti quei disastri che provocò la radioterapia. Io insegnavo, curavo a casa mio marito e le mie figlie, ma avevo il terrore delle metastasi. Una notte faccio un sogno, ero in chiesa, l'atmosfera era molto mistica, credo che fosse il Sacro Cœur di Montmartre a Parigi. Una voce nella folla che vedeva Padre Pio, e la folla si apre per farlo passare. Padre Pio si muove molto veloce, mi supera, ma riesco a trattenere un lembo della sua veste. Allora lui si volta verso di me e mi sorride. Da quel momento ho avuto meno paura nei controlli, da quel momento mi sono sentita sempre protetta. La notte lo immaginavo sempre accanto a me a vegliare il mio sonno. E nel 1975 sono venuta qui a San Giovanni Rotondo. Oggi sono anziana, molto malata di cuore e polmoni, ma so che Padre Pio mi ha dato una seconda chance e quindi è sempre lui a confortarmi. Ho cresciuto le mie figlie, ho assistito mio marito sino alla morte nel 2005. E Maria Rosaria conclude proprio così questa mail: a Padre Pio chiedo solo ora una morte senza sofferenze, ne ho avute tante, ma le offro tutte al Signore.